Filarmonica Rivarolese è sempre presente per festeggiare San Michele, la patronale, e lo farà oggi una società ospite, quella di Castellamonte. Oggi c'è la Filarmonica di Castellamonte ospite a noi, con noi al castello. Come tutti gli anni noi invitiamo sia a luglio che all'occasione della festa di San Michele una banda esterna per poter dare occasione anche alla popolazione rivarolese di conoscere altre realtà. Oggi abbiamo la Castellamonte con una compagine anche di gruppo giovanile che farà un concertino separato. La Società Filarmonica di Rivarolo è sempre molto attiva e sempre attenta ai giovani. Sì, certamente. Il nostro scopo è quello di diffondere la cultura musicale proprio in mezzo ai giovani, anche attraverso le scuole e anche attraverso i nostri corsi della filarmonica, in modo da creare un futuro anche per la filarmonica stessa. Per chi volesse partecipare ai corsi? Per chi vuole partecipare ai corsi abbiamo delle persone referenti, abbiamo delle locandine dove ci sono gli orari, quasi tutti i giorni pomeriggio può venire nella nostra scuola a chiedere informazioni. La nostra scuola si trova qui a Rivarolo in via Peila numero 1, praticamente dietro al supermercato della PAM, dove c'è anche il circolo del CAI. Il nostro sito internet è www.filarmonicarivarolese.it, dove sopra c'è anche la possibilità di accedere a Facebook e dare i mi piace. Oltretutto sul nostro sito abbiamo implementato quest'anno una sezione audio, non scaricabile naturalmente, dove si possono ascoltare alcuni brani fatti nella nostra storia, quindi abbiamo scelto i più significativi, dai moderni ai classici, in modo che uno possa rendersi conto di quella che è la nostra musica, la nostra qualità dei nostri concerti. La Società Filarmonica di Castellamonte è oggi qui ospite a Rivarolo Canavese, a Castello Malgrà.
Sì, oggi è stato un bellissimo pomeriggio al Castello Malgrà, abbiamo accettato con grandissimo entusiasmo l'invito della Filarmonica di Rivarolo. Abbiamo aperto il pomeriggio con prima due esecuzioni della Junior Band della Filarmonica di Castellamonte, diretta dal maestro Simone Prozzo, al che la bacchetta della direzione è passata a Dino Domatti, che ha diretto la banda cosiddetta dei Grandi. Un repertorio abbastanza variegato e adatto alla situazione, una bellissima ambientazione nel cortile del castello, quindi un'acustica particolare e una giornata che a nostro avviso apprezzata anche da tutte le famiglie presenti tra il pubblico. Abbiamo chiuso l'esecuzione con un brano riunendo le due formazioni, quella giovanile e quella dei Grandi, perché crediamo sia bello avere le due formazioni, investire sui giovani, ma è difficile proprio nell'andarli a includere, quindi ad accoglierli, e quindi questo processo di andare a inserire i giovani nelle file della banda dei Grandi secondo noi parte proprio anche da occasioni come questa, come questa festa patronale di San Michele, che ci ha dato l'opportunità di unire i giovani, quelli come me che hanno già qualche anno di esperienza musicale all'interno della banda musicale dell'Associazione Filarmonica di Castellamonte.
Come tutti gli anni, per la patronale di San Michele, Castello Malgrà ha ospitato un evento organizzato dalla Filarmonica Rivarolese. Esatto, quest'anno ospite la Filarmonica di Castellamonte, non solo con la sua formazione di adulti, ma anche con i ragazzini, i loro allievi. Ogni anno, ormai da diversi anni, ospitiamo la domenica pomeriggio di San Michele una banda della zona, una filarmonica, una formazione musicale, sì. Associazione Amici del Castello Malgrà va verso fine stagione, ma ci sono ancora degli eventi, quali? Siamo quasi in chiusura, in realtà abbiamo ancora due eventi molto interessanti, soprattutto per i bambini, per le famiglie. Primo, il 14 di ottobre, ultima domenica di apertura del castello, oltre a poter visitare la mostra tuttora aperta dal titolo Amazzonia, sarà possibile il libero scambio dei libri. Il Castello dei Lettori, giunto ormai alla 14ª edizione, si potranno scambiare libri per bambini, per adulti di vario genere, libero spazio a tutti con la fantasia, giochi di società per tutti e quindi una domenica di festa a chiusura della stagione. In realtà avremo ancora una piccola appendice finale, come ormai da un po' di anni, la festa di Halloween per i bambini e per le famiglie con laboratori artistici. I bambini realizzeranno dei piccoli oggetti a tema Halloween e potranno portarseli a casa. Questo il 28 di ottobre, sempre al pomeriggio.